Radio Yes, la radio della città di Roma. Teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. L'ore del peschereccio della morte è arrivato al porto di Pozzallo con 45 cadaveri, tutti corpi di uomini, africani, adulti, morti per asfissia, schiacciati nella ghiacciaia di Prua. Si cerca di fare giustizia. La squadra mobile di Ragusa ha arrestato i due presunti scafisti. Eccoli, sono un senegalese e un gambiano di 22 e 33 anni. Sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione e di morte come conseguenza di altro reato. E potrebbero rispondere anche di sequestro di persona. Erano in 611 a bordo di questo barcone di 25 metri che a malapena può accoglierne la metà. Governo e sindacati entrano nella fase finale della partita sui lavoratori all'Italia. L'impegno è quello di ridurre al minimo l'impatto dei 2.251 esuberi chiesti da Etihad come una delle condizioni per entrare con il 49% del capitale nella nuova Alitalia e investire circa 560 milioni di euro. Due giorni di pausa, giusto il tempo per ricaricare le pile e poi tuffarsi di nuovo nel mondiale. 8 squadre pronte a contendersi lo scettro della Spagna, già riconsegnato a testa bassa da tempo. La pressione è tutta, naturalmente, sul Brasile, obbligato ad arrivare in fondo e vendicare il maracanazo di 64 anni fa. La Seleção però non ha convinto e fin qui si è retta grazie alle prodezze di Neymar. Per vincere però servirà ben altro. La stampa è preoccupata della fragilità emotiva della squadra e soprattutto della Colombia, brillante spinta dal football bailado di James Rodriguez e Cuadrado, protagonisti oggetti del desiderio del prossimo mercato. Si partirà con Francia-Germania, l'unico derby europeo in programma, grande esclusiva che potrete gustare solo su Sky. È molto semplice. Sono profondamente scioccato da quanto accaduto. Non chiedo nessun privilegio e se ho fatto degli errori ne accetterò le conseguenze. Tutte le conseguenze. Je ne suis pas un homme qui fuit ses responsabilités. Mais enfin. Non sono un uomo che si sottrae le sue responsabilità, ma mi appello alla coscienza dei nostri concittadini. È normale che io sia stato intercettato nelle mie conversazioni più intime da settembre dello scorso anno? Je veux dire à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent. Voglio dire a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando che non ho mai tradito la loro fiducia, che non ho fatto nulla contrario ai principi della Repubblica o contro la legge. L'entusiasmo non si compra al mercato, è vero, ma il calcio mercato sì. Basta mettere sotto contratto Zeman ed ecco anche l'euforia che solo lui riesce sempre a portarsi dietro. E provo invece a domandare a me stesso e a tutti voi che cos'è oggi il dibattito sulla politica europea dopo la crisi che tutti abbiamo vissuto e anche la crisi politica che stiamo vivendo. Lasciatemelo dire con una battuta. Se oggi l'Europa facesse un selfie, che immagine verrebbe fuori? Posso dirlo con estrema preoccupazione? Emergerebbe il volto della stanchezza, in alcuni casi della rassegnazione. Se dovessi dirla in modo sintetico, direi l'Europa oggi mostrerebbe nel selfie il volto della noia. Eppure è incomprensibile. Fuori da qui il mondo corre a una velocità straordinaria. No, è stato un non discorso. Probabilmente era stanco, però è stata una pagina triste perché io ho sentito alcuni colleghi europarlamentari non italiani, non abituati ai selfie di Renzi, alle battute, alla filosofia, a Dante Alighieri, che non avevano capito che cosa ha detto, perché qua di solito si è più concreti, si parla di banca, si parla di impresa, si parla di artigianato, si parla di agricoltura. Alla fine non legge, parla braccio per quasi tutti i 20 minuti con cui dà il via al semestre di presidenza italiana. Matteo Renzi mette sul sito i punti del suo programma e nell'emiciclo di Strasburgo fissa una visione di cambiamento di un'Europa che così com'è non è più attraente. Servono orgoglio e coraggio per ritrovare un'identità comune, per diventare una frontiera collettiva e non geografica quando si parla di immigrazione, sfruttando anche una generazione nuova che come Telemaco ha il dovere di meritare l'eredità dei padri. Nome del cielo, chi sei? È Ulisse, è tua madre. Padrone, perdonami se non t'ho riconosciuto subito e onorato come dovevo. Tu mi hai riconosciuto e hai saputo tacere per onorarmi. Senti! Volevo sapere chi era!
Ah, Telemaco, Telemaco, non riconosci la tua dea protettrice Minerva? Minerva. Birichino, Birichino, sì, sono io. Mi manda Giove per dirvi che Ulisse è ancora vivo. Ulisse è sempre vivo! Ma vaga, ahimè, per mari. Ulisse è sempre vivo! Ma vaga, ahimè, per mari. Sì, ma è sempre vivo, cioè se vaga è vivo, se no non vagherebbe. Oh, dea, tu che sei la mia dea, e che pezzo di dea. Oh, non è che puoi farmi rivedere il mio babbo, suo marito? Posso? Può? Oh, ma sì, certo, sì, che posso! Sì. Sono una dea! Come si fa? Ma dovevo andare lì al tavolo. Sibilito. E il tuo babbo? Sì. E quindi, come vi fa sentire Mirko, fra gli squilli dell'Eurovisione emerge la mitografia, il mito di Telemaco, il figlio di Ulisse, l'uomo che aveva reso necessario il ritorno a casa. Sì, è vero, c'è Penelope che tesse la tela, ma c'è questo figlio nell'ombra che è uno dei motivi per cui Ulisse abbandona le braccia di Calipso. E dunque, dice Matteo Renzi, siamo noi 30-40 anni europei la generazione di Telemaco, con un grande padre dietro le spalle e un grande futuro ancora da disegnare malgrado i vincoli, malgrado le ostilità, malgrado la flessibilità che non arriva, la flessibilità dei vincoli d'Europa, la flessibilità del 3%. Ebbene, ci sono due modi di vedere questo discorso di ieri. Da un lato come una grande innovazione, lo fa per esempio Massimo Gramellini sulla Stampa, secondo cui ovviamente è una grande scelta quella di non fare un discorso ufficiale. Dall'altro, come fanno altri giornali, pubblicando per esempio la mappa degli appunti che Renzi si era disegnato, e magari osservando quell'innovazione, quel scriversi il discorso volutamente come una serie di tweet, cioè proprio questa cosa, i tweet del discorso di oggi, quindi un ragionamento, un ragionare che nasce intorno a una serie di raffiche, di slogan e di messaggi che restano. Però, a parte l'innovazione di metodo, a parte l'innovazione di sostanza, c'è anche un altro modo di raccontare questo discorso, cioè lo scontro brutale con la Germania, che non è uno scontro volgare, non è uno scontro fra buoni e cattivi, ma è incarnato da quella orazione con cui il capogruppo dei popolari europei ha demolito, attaccato, confutato ogni singolo punto della tesi di Renzi. E di fronte a tutto questo, a questa idea che ci sembra già, come dire, genio del male, l'argomentazione più forte è quella che dice: oh, ma voi avete il 130% di debito, che cosa volete fare? Con chi la volete fare questa flessibilità? Cos'altro volete voi italiani dopo che vi abbiamo consentito di mantenere un debito da terzo mondo? Ecco, questa è l'altra faccia della medaglia. Telemaco aveva al fianco Ulisse, e non è poco. Dov'è Ulisse nella politica italiana della post-rottamazione, visto che tutti i padri sono stati confutati o abbattuti o demoliti o cancellati? Quindi Telemaco è solo in Europa, e oltre a non avere un Ulisse al fianco che lo consigli, i proci, i grandi nemici di quello sceneggiato Rai che ha infiammato l'immaginario di tanti bambini, gli usurpatori, non sono dei nemici occupanti che sono arrivati a Itaca e si sono impossessati delle case e delle mogli, ma sono forse parte di quella platea che domani, anche con il voto di Renzi, o nei prossimi giorni, eleggerà Juncker. E Juncker è l'uomo, il candidato dell'Europa inflessibile.
Quindi c'è un problema in questo bel discorso e nella rappresentazione che ne fanno i nostri giornali. Non è lo scontro fra bene e male, ma è una contraddizione un po' più complessa, perché Renzi deve governare questo semestre europeo, ma anche sui rapporti internazionali, prendendo il consenso di quelli che vuole sfidare. Quindi c'è una contorsione che non è facile da risolvere. E soprattutto deve farlo nel momento in cui voci sempre più insistenti ormai dicono che, restando fermi questi vincoli, il famoso ormai tante volte citato 3%, e il problema grosso che abbiamo di calo del PIL, serve una manovra da 17-27 miliardi che deve essere fatta entro settembre. E allora il discorso sulla flessibilità diventa la vera partita che era dietro questo discorso europeo, cioè quella domanda: ma dove volete andare con il 130% di prodotto interno lordo, che a noi ci fa arrabbiare e che ci sembra uno schiaffo, ci sembra un'ennesima rappresentazione dell'abbondanza tedesca? È una domanda vera: come possiamo permetterci la nostra ricchezza, le nostre speranze, le nostre piccole manovre, gli 80 euro, se siamo sempre quelli che devono sostenere un debito incredibile? Tempo fa ho incontrato un imprenditore del settore della ristorazione e mi ha raccontato di una ricerca che hanno fatto i tedeschi, che sono sempre un po' più metodici di noi, sugli autogrill, e hanno scoperto che il tempo di permanenza medio in autogrill prima della crisi era 18-20 minuti, cosa che implicava necessariamente la presenza di un panino e quindi faceva la fortuna degli autogrill. E dopo la crisi il tempo medio di permanenza è 7 minuti, il che vuol dire che ti fermi a fare pipì, prendi una boccetta d'acqua, un caffè o te ne vai. Ecco, la crisi ha compresso i nostri tempi, ha cambiato i nostri parametri, e il debito è un po' come esattamente lo scenario che abbiamo visto, cioè cambia il tuo modo di pensare. Noi potremmo fare qualunque cosa, ma non possiamo essere Telemaco se abbiamo quel debito enorme sulle spalle. Dobbiamo abbattere il debito. E per abbattere il debito dobbiamo trovare 27 miliardi. E questo è il grande dilemma che il discorso di ieri non risolve e che probabilmente affronterà questo paese a settembre, nel momento più difficile della sua storia. Teleselezione oggi comincia da qua. Piange il Telemaco, piange per suo papà, anche se grido e lo chiamo, io so che qua lui non ci sta. Piange il Telemaco, piange manco compagnia, anche Penelope piange e anche mia zia. Teleselezione.